Incontriamo l'onorevole Pier Felice Zazzera, vicepresidente della Settima Commissione Cultura. L'Italia dei Valori ha presentato una pregiudiziale di incostituzionalità per la riforma PREA sull'autonomia e revisione degli organi collegiali. Ci spiega di che si tratta? Innanzitutto vi ringrazio perché mi permettete di spiegare al mondo della scuola le ragioni del fatto che l'Italia dei Valori abbia presentato una pregiudiziale di costituzionalità sul provvedimento di legge Aprea, anzi io lo chiamerei legge Aprea geneticamente modificata, perché chiaramente il provvedimento è molto diverso dal precedente, ma per lo stesso fatto che è diverso è anche più equivoco, e per questo restano aperti tanti dubbi e tante crepe che possono aprire per il futuro della scuola scenari neri. Mi riferisco al fatto che la scuola possa essere preda dell'idea di essere un'azienda, quindi dell'aziendalizzazione, di una scuola oggi priva di finanziamenti pubblici, e io già immagino il preside di quella scuola che in assenza di finanziamenti pubblici corre dietro alla fondazione, corre dietro alla banca per farsi finanziare la scuola, che però deve essere a immagine e somiglianza del mercato. Questa idea di scuola cancella la scuola pubblica e mette in discussione gli articoli sanciti dalla Carta Costituzionale. Tra le altre cose, devo dire, nella legge Aprea geneticamente modificata c'è addirittura un errore di fondo. Si attribuisce all'articolo 117 della Costituzione, è una delle ragioni per cui abbiamo presentato la pregiudiziale di costituzionalità, l'autonomia scolastica, cosa assolutamente non vera. L'articolo 117 della Carta Costituzionale invece sancisce gli ambiti di azione dello Stato e delle regioni, attribuendo però allo Stato il compito di garantire l'omogeneità formativa dell'offerta formativa della scuola e le pari opportunità per tutti gli studenti, da nord a sud, ricchi e poveri. E questo è quello che dice la Carta Costituzionale. Dopodiché, con la riforma degli organi collegiali, con la possibilità di inserire all'interno degli organi collegiali, seppur senza diritto di voto, enti privati, enti produttivi, fondazioni, si apre un rischio per quell'articolo 3 della Costituzione, che è il compito stesso della scuola, cioè la scuola ha il dovere di rimuovere le diseguaglianze tra cittadini. Se noi introduciamo capitali privati, queste diseguaglianze tenderanno ad aumentare, ed è la ragione per cui l'Italia dei Valori ha presentato questa pregiudiziale dicendo che questa legge è assolutamente incostituzionale. Il Partito Democratico ha appoggiato la nuova riforma PREA e ha lanciato tramite Francesca Puglisi l'idea di riaprire le consultazioni per migliorarne l'impianto. Appoggiate tale iniziativa? Innanzitutto faccio appello al Partito Democratico perché riveda la sua posizione di sostegno ad una legge che ha in sé il rischio di regionalizzare le scuole e di consentire che ogni scuola abbia un proprio statuto, che permetta di trasformare le scuole in azienda e che consenti di aprire di fatto il principio della chiamata diretta degli insegnanti da parte dei presidi. Già questi tre elementi dovrebbero far dire al Partito Democratico di rivedere la propria posizione e che non è pensabile che possa sostenere un provvedimento di questo genere. Ovviamente a questo va aggiunto che il provvedimento in discussione non ha avuto una discussione ampia in Parlamento, perché voglio ricordare si è consentito la via breve di approvazione del provvedimento, cioè la discussione solo in commissione, cioè solamente 45 deputati del Parlamento decideranno sulle sorti degli organi collegiali della scuola. Cosa gravissima, che è assolutamente in linea con le scelte della Gelmini, che ha fatto approvare la riforma della scuola secondaria con un atto di governo, cioè con un parere delle commissioni. Io non so cosa voglia dire la Puglisi quando dice apriamo le consultazioni.
Certo, l'Italia dei Valori sostiene tutti i procedimenti che aprono alla partecipazione e al coinvolgimento del mondo della scuola, che nella discussione della legge, del nuovo testo della legge Aprea, di fatto non c'è. Potevano farlo, potevano per esempio impedire che si potesse discutere questa legge solo nella commissione, ma attraverso una fase nuova che coinvolgesse l'intero Parlamento in una discussione ampia col mondo della scuola, con i sindacati, con gli insegnanti, con le famiglie. Questo non è stato voluto, non è stato fatto, c'è ancora il tempo di farlo? Speriamo di sì, io mi auguro che il Partito Democratico interrompa l'iter, sarebbe questo il segnale per aprire una fase nuova che troverebbe la nostra, anche l'attenzione dell'Italia dei Valori.